Ciao bambini e ben ritrovati. Oggi vi racconterò la storia di una bambina, Bubal, e della sua grande invenzione. Questa storia è tratta dal libro È matematico di Anna Cerasoli. Cosa ti serve? Orecchie ben aperte, foglio di carta e matita. Bene? Sei pronto? Sei pronta? Hai preso tutto? Allora, cominciamo. Era un giorno di tanto, tanto tempo fa. Di quando gli uomini e le donne non avevano ancora inventato come costruirsi una casa o un'automobile. Figuriamoci un aereo o un computer. Non sapevano scrivere nemmeno far di conto. Infatti si chiamavano primitivi. La vita di Bubal era serena, anche se da qualche giorno la bambina aveva un compito importantissimo. Il suo papà era stato chiaro. Accudisci bene le pecore. E attenta che nessuno scappi, mentre io e tuo fratello Tron andiamo a caccia. Sì, Bubal aveva un fratello più grande, forte e coraggioso, che prima di lei si era occupato delle loro pecore senza mai perderne una. Bubal e Tron avevano anche molte altre sorelle e fratelli più piccoli, che impegnavano la mamma tutto il tempo. Le pecore perciò erano affidate a lei. Il suo compito era custodirle, farle mangiare e qualche volta coccolarle. Che bei sonnellini si faceva accanto a loro. Il recinto era grande e loro se la spassavano a brucare l'erba e a passeggiare di continuo in lungo e in largo. Da qualche giorno però l'erba fresca cominciava a scarseggiare e le pecore infilavano il muso nello steccato guardando con desiderio i meravigliosi ciuffi verdi appena spuntati nel prato lì fuori. Bubal pensò: che male ci sarà a farli uscire un po', giusto il tempo di uno spuntino? È pieno giorno, non ci sono pericoli e in giro non si vedono bestie feroci. Io comunque le osserverò attentamente. Le pecorelle uscirono felici e Bubal giocò con loro, sazie e riconoscenti. Scendeva la sera quando decise di rientrare nel recinto con tutte le sue candide amiche. Fece un fischio, schiacciando due dita contro la lingua arrotolata, come aveva visto fare a suo fratello. Le radunò e rientrò, stanca con loro. Attese che si sistemassero l'una accanto all'altra nella grotta e sistemò se stessa su un morbido cumulo di lana, dono delle sue protette. Pensava al ritorno di suo padre, di Tron, e a tutti gli elogi e complimenti che le avrebbero fatto vedendo le pecore così gaie e ben nutrite. Stava per prendere sonno, cullata da tali dolci pensieri, quando sentì un rumore di rami spezzati e un belare accorato. Di scatto corse fuori a vedere, ma è una delle sue pecorelle. La riconosce da quel piccolo ciuffo scuro sul muso. Dunque, non tutte le pecore del suo gregge erano tornate all'ovile. E lei non si era accorta di nulla. E se qualche altra fosse ancora lì fuori, incapace di trovare la via di casa, doveva assolutamente uscire a cercare. Nel buio girò in largo, in lungo, in tondo, finché ne trovò una, tutta impaurita, che se ne stava accucciata sotto un cespuglio. Che brutto scherzo le aveva fatto la memoria. Sarebbe stata pronta a giurare che tutte le pecorelle erano rientrate con lei. E ora poteva solo sperare che nessun'altra fosse in giro a cercare la strada di casa. Non c'era altro da fare, proprio nient'altro, perché lei non sapeva quanto fossero le pecorelle lasciate in custodia dal suo papà. I numeri non li avevano ancora inventati. Decise comunque che da quel momento in poi non una delle sue pecorelle si sarebbe smarrita. L'indomani non volle farsi convincere dai loro sguardi dolci, non poteva fidarsi, non voleva correre il rischio di perderne qualcuna. Fu irremovibile anche il giorno successivo. Ma Tron e suo padre tardavano a tornare, forse la caccia si era fatta più difficile, forse si erano allontanati più del solito, rincorrendo qualche preda più furba e veloce di loro. Intanto le pecorelle avevano completamente esaurito anche il più misero filo d'erba del loro recinto. Bisognava proprio farli uscire a brucare il prato lì fuori. Però una cosa era certa:
Prima doveva trovare un modo per controllare che ne rientrassero tante quante ne uscivano. E siccome ciò che le piaceva di più, oltre a giocare con le pecorelle, era pensare, decise di mettersi di buzzo buono e farsi venire qualche bella idea. Dopo un po' che se ne stava lì, con la testa tra le mani, a fissare quei musetti affamati, un'idea si affacciò precisa alla sua mente. Bastava imparare a riconoscerle uno a uno, come i suoi tanti fratellini e sorelline. Sì, certo, conoscendo ciascuna di esse, avrebbe potuto controllarne il rientro. Si mise all'uscita del recinto, fece avvicinare la prima e la osservò con cura cercando un qualche segno da ricordare. Ecco trovato, questa pecorella ha la coda a ricciolo. La chiamerò Ricciolo e controllerò che rientri. Avanti un'altra, questa aveva un ciuffo di capelli più lunghi, proprio lì sotto il mento, come una piccola barbetta. Bene, si chiamerà Barbetta e anch'essa non mi sfuggirà. Un'altra ancora. Questa mi sembra bella grassoccia. Il suo nome sarà Grassoccella. Mi basterà per ricordarla. Andò avanti così. Per ogni pecora trovò un nome. C'era Musetto, c'erano Gaia, Bianchissi, Magretta e tante, 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 tante altre. No, ma proprio no! Questo metodo non poteva funzionare. Non avrebbe potuto tenere a mente così tanti nomi. Anche quel giorno le pecorelle non uscirono dal recinto. Durante la notte fu un continuo belare. Le poverine non riuscivano a dormire, tanta era la fame. Nemmeno Bubal prese sonno, perché nella sua testolina si affollavano mille pensieri. Uno di questi a un certo punto le sembrò quello giusto. La soluzione era far uscire una pecora per volta. Sì, avrebbe fatto proprio così. Bene, ora che ho terminato la prima parte della storia, cari bambini, cercate di rispondere ad alcune domande del racconto che avete ascoltato. Vi leggo attentamente bene la consegna. Ora rispondi ad alcune domande sulla prima parte del racconto che hai ascoltato. Qual era il compito di Bubal durante l'assenza di suo papà? Potete tornare indietro e riascoltare il video. Perché Bubal decide di far uscire le pecore dal recinto? Cosa succede durante la notte? Potete rispondere scrivendo sul foglio oppure anche a voce. Bene, per oggi ho finito. Vi aspetto per la seconda parte della storia di Boober. Ciao e a presto, cari bambini!